di qualcosa lo rendi. Scegliamo la porta. Qui vince chi ha più sangue freddo, gli azzurri si sono allenati in letto dagli 11 metri in questi giorni, così come si è allenato il resto a Buffon. I portieri diventano i protagonisti assoluti, momenti così pieni, così ricchi di pathos, di suspense. Nelle tre gare degli europei precedenti in cui l'Inghilterra chiuse calci di rigore 2-3 è stata eliminata dalla Germania in semifinale nel 96, dal Portogallo nel 2004, sempre nel 96, ma nei quarti aveva invece superato la Spagna. Per l'Italia i rigori, i tiri dal dischetto, ma erano 5 anni per vedere i calci di rigore. Erano un vero tabù, un vero sortileggio, che eravamo riusciti appunto a spezzare in Germania con il 2006 contro la Francia, 5-3, poi di nuovo nell'incubo 4 anni fa viene contro la Spagna, gli sbagli di De Rossi e di Natale, 2-4, ma anche tra le pochissime serie vincenti il cucchiaio di Totti, le splendide parate di Toso contro l'Olanda, Euro 2000, nel 3-1 contro gli olandesi, le due parate di Toso contro il Bosco. Allora scelta la porta e credo che si batterà lontano dai tifosi inglesi che hanno protestato per questo. Hart va verso i pali, sì, e Balotelli per il primo calcio di rigore. E dopo una grande, grandissima Italia, adesso l'occasione di vedere, speriamo almeno, un grande Gigi Buffon. Un grande torneo di rigore. Intanto Balotelli contro Hart. Si comincia. Vediamo. Si muove da bagnericina. Si conoscono benissimo. Guarda come si è lanciato per toccare quel pallone. Era troppo lungo forte. Di liberazione di Balzaric, molto preciso. Molto preciso, molto forte, non poteva arrivare. Gerard. Altro specialista dagli 11 metri. Parte il destro, anche qui la Ventuito finisce dentro. Stesso angolo, stessa posizione. 1-1. Questa sfida è incredibile. Beh, non speravi già che dopo i primi due si sapesse già qualcosa, Bruno. Dobbiamo soffrire ancora un po'. Sai che tensione. Montolivo contro Joe Hart sull'1-1. Tutti prendono il suo lato, la sorpresa. Montolivo scalzo, come Montolivo fuori. C'è la faccia da cottone, cosa vuol dire? Ma di solito chi sbaglia per primo poi vince. Speriamo che sia vero. La maglietta contro il viso. Viene a incoraggiarlo. Non c'è niente. Cosa c'è? Adesso Rooney. Rooney lo sbaglia. Rooney è Rooney contro Gianluigi Buffon. Giocato a lungo il calcio di rigore del formidabile asso del Manchester. Schiaccia il gesso del dischetto. Rooney allarga le braccia a Buffon. Prova a deconcentrare il suo avversario diretto, in corsa in leggera diagonale. Wayne Rooney e niente da fare, dentro. 2-1 per l'Inghilterra. Tutti e quattro a destra. Dei portieri. Andrea Pirlo. Guarda, lo dico io, non riesce a rassegnarsi. Beh, non toglie nulla la prestazione. La prestazione. L'ha calciato anche bene. Ecco la palla di Riccardo Montolivo. Andrea Pirlo. Deve sistemare meglio il pallone. Joe Hart. Mamma mia! Francesco Totti, coraggiosissimo, temerario Andrea Pirlo,
ha fatto gelato, bravo, sapere, che non entrasse più questa parola. Cucchiaio, mezzo cucchiaio alla Francesco Totti. Non ci crede nessuno, non ci crede nessuno. Il calcio di rigore fuori di Molto Oliva, la risposta di Rooney, il mezzo cucchiaio di Pirlo, la traversa di Young, il tutto, il cucchiaio, Nocerino, possiede un gran tiro, Joao, Giocinista del Milan, non so perché, ma dritto per dritto Nocerino, lo finisce. Alessandro, come si vive questo momento lì in mezzo agli azzurri a bordo campo? Cesare Prandelli nascosto dietro a tutti con il figlio Nicolò. Dammi la mano, Vai, proprio la misura, un'altra percentuale d'errore, caro Bruno. Posso dire? Il mancino tira sempre incrociato. Esserci un finale diverso, va a finire come adorno passare, non poteva passare la squadra che ha fatto veramente poco. Traguardo centrale, guarda, concetto di squadra, assolutamente, siamo stati grandissimi.